Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi siamo qui nel coro del crocifisso, cosiddetto delle stimmate, perché è proprio qui, il 20 settembre del 1918, in questo luogo. Padre Pio era seduto al posto del guardiano, era solo in convento. Il 20 settembre, quella giornata, lui ricevette le stimmate. Come lo racconta al suo padre provinciale in quella lettera del 22 ottobre del 1918. Lui racconta la crocifissione. Padre Benedetto poi dopo vuole visitarlo, vuole controllare, vuole capire e racconta, scrive soprattutto, vado sul virgolettato, in lui non sono macchie o impronte, ma sono vere piaghe perforanti, le mani e i piedi. Io poi gli osservai quella del costato, un vero e proprio squarcio, il venerdì, e sangue. Lo trovai che si reggeva a stento in piedi, ma lo lasciai che poteva celebrare, quindi quando dice messa, il dono, ovvero le stimmate, è esposto al pubblico, dovendo tenere le mani alzate, nude. Sì, la croce ora è issata sul monte, e ad essa è confitto Padre Pio, ognuno può vedere e osservare. In quel momento, Dio Padre mostra al mondo in questo suo servo fedele l'immagine del suo figlio Gesù. Nina Campanile avanzò un'ipotesi, secondo la quale la cessazione della guerra del 15-18 si deve attribuire alla stigmatizzazione di Padre Pio. Infatti dice che il 20 di settembre il padre ha ricevuto le stimmate, il 4 di novembre con l'armistizio è avvenuta la cessazione della guerra. Ecco su che cosa basa la sua affermazione. Papa Benedetto XV, con motu proprio, quartus iam annus, indiceva una messa propiziatrice proprio per la pace nella festa dei Santi Pietro e Paolo del 1918. Padre Pio, in una lettera indirizzata proprio a Padre Benedetto, il 27 luglio del 2018, prima descrive il fenomeno mistico avvenuto tra terrore, scuotimento e calma, poi scrive: durante questo avvenimento io ebbi tempo di offrirmi tutto intero al Signore per lo stesso fine che aveva il Santo Padre, nel raccomandare alla Chiesa intera l'offerta delle preghiere e dei sacrifici, e non appena io ebbi finito di fare tutto ciò, mi sentii piombare in questa sì dura prigione e sentii tutto il fragore della porta di questa prigione che mi rinchiudeva dentro. Mi sentii stretto da durissimi ceppi, mi sentii subito di venir meno alla vita. Da quel momento mi sento all'inferno, senza alcuna sosta, nemmeno per un istante. Sappiamo che Padre Pio consegnava a Nina Campanile tutta la sua corrispondenza da spedire ai padri spirituali. E sappiamo anche che questa lettera Padre Pio l'ha consegnata aperta a Nina e Nina ha potuto leggere. Qualche giorno dopo, proprio Padre Pio riaprì l'argomento e Nina gli chiese: «Ma padre, voi la conoscete l'intenzione del Papa?» E lui disse: «Sì, è per la cessazione della guerra».